Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Non c'è uno senza due. È un adagio molto conosciuto. Infatti, l'uno individuale, qualunque sia, prodotto dall'infinito per zero, è differente dall'uno e dall'altro. Non riempie che una porzione del loro intervallo. La sua esistenza presuppone dunque un sovrappiù di questa dualità. Questo sovrappiù è il suo due. In altre parole, ogni individuo non esiste che alla condizione di differenziarsi da tutto ciò che non è lui. Abbiamo comunemente un'altra nozione del numero 2. Lo intendiamo come l'essere composto dall'aggiunta di una unità ad un'altra simile per farne un nuovo tutto. Infatti, questa nozione è ancora quella dell'uno, cioè dell'estensione parziale dell'uno dei due poli verso l'altro. Solo il movimento ne è scomposto in parti uguali, che sono come altrettanti passi distinti. Il risultato è sempre un uno. Si potrebbe formularlo come vedete sullo schermo. Ovvero 1 uguale 0 per infinito più 0 per infinito. La nozione che si acquisisce da questa distinzione è piuttosto quella di complessità e di successione. In altre parole, quella di misura e tempo. Essa cade nel campo dell'aritmetica, mentre siamo in quello della aritmologia. Questa nota si applica ad ogni specie di numero diverso dall'unità. È il principio di tutte le operazioni aritmetiche additive, ovvero addizione, moltiplicazione, potenza, eccetera. Tuttavia, questa considerazione aritmetica del 2 presuppone e comprende un'altra definizione aritmologica di questo numero. Per discernere due o più parti in un numero complesso, dobbiamo cominciare con il decomporlo. È ciò che facciamo con l'operazione aritmetica della sottrazione e dei suoi derivati, quindi divisione, radice, eccetera. Ora, questa operazione si fa con la potenza del numero negativo, terrore dell'algebrista principiante. E con questo numero rientriamo nell'aritmologia. Il numero negativo è quello che per natura ha la proprietà di sottrarre. Per esempio, una quantità di ghiaccio aggiunta all'acqua calda è una quantità negativa, raffredda. Più chiaramente possiamo dire, il numero negativo è quello che, aggiunto ad una unità qualunque, vi fa apparire il 2 o aumenta il 2 aritmologico definito poco fa. Dobbiamo concludere che l'unità negativa è un 2 e un 2 inverso di quello definito più sopra, per cui si può scrivere 1 uguale infinito per 0 invece di come abbiamo scritto 1 uguale 0 per infinito, perché tende verso lo 0 invece di dirigersi verso l'infinito. È il principio dell'analisi, della decomposizione, della negazione. È anche quello dell'opposizione,
per disgiunzione e di conseguenza quello del male, della discordanza. Quando si oppone all'uno positivo, diventa il tipo dell'impossibile. Allora lo si chiama il diavolo, il divisore. La lettera D e i suoi analoghi, essendo segni di divisione. D'altra parte, il 2 positivo può avere due varietà, secondo che viene contato a partire dall'uno o dall'altro polo. Lo si dirà maschile al polo positivo, femminile se si ricollega al negativo. Per esempio, l'angelo, ministro di Dio, è verso di lui un 2 maschile. La natura, in rapporto alla Vergine saggezza, è femminile. Ma questa distinzione è meno profonda della precedente. Riassumendo, possiamo definire il 2 come il complemento relativo dell'uno, che questo uno sia l'uno assoluto o una unità individuale.